tutti, io sono Lenny e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, video molto breve oggi perché vi voglio parlare semplicemente dei libri che vorrei leggere nel mese di marzo. Di questi libri ve ne parlerò poi meglio sia nel book haul sia nel wrap up, i primi book haul, il primo wrap up del canale. Infatti oggi sarà un po' più così, questo video un po' frizzicarello, questa TBR molto ristretta che vorrei fare mese di marzo. Oddio, molto stretta non è, perché sono 5 libri e ripeto, ve ne riparlerò sia nel book haul sia nel wrap up che farò a fine marzo, perché sto raggruppando sia i regali di Natale sia i libri che sto comprando io, e appunto vorrei aspettare il mio compleanno, che sarà inizio marzo, per ricevere libri ovviamente, e magari vi farò vedere anche quelli. Quindi aspettatevi con la fine marzo, inizio aprile, insomma. Ma partiamo subito con i libri che vorrei leggere in questo mese. Il primo è The Hunger Affamati di Amakatsu, che in realtà ho già iniziato, non ho letto neanche, in realtà è a 100 pagine, 83 pagine ho letto, e sicuramente finirò nel mese di marzo, continuerò nel mese di marzo, almeno i primi giorni, o almeno spero in realtà di finire entro fine febbraio. Oggi è 26 febbraio, non so se ce la faccio tra lo studio, l'università e tante altre cose, quindi io suppongo che lo finisca i primi giorni di marzo, ma in realtà spero di finirlo entro fine febbraio. Comunque è un thriller tratto da una storia vera che si svolse nel 1846, la cosiddetta spedizione di Donner. Vediamo come andrà. Io appunto, ripeto, ho letto solo neanche 100 pagine, le prime 80 pagine, e per il momento è interessante, sembra interessante, quindi vedremo come si svolgerà la storia. Io spero che continui, o comunque che migliori, che non peggiori, perché per il momento, ripeto, è interessante. Adesso invece parliamo dei libri che proprio inizierò a marzo, perché ormai febbraio è finito e quindi per forza così deve andare. Ovviamente vado in ordine sparso, perché ovviamente io quando devo scegliere un libro da leggere vado molto a sentimento. Al momento il sentimento mi dice di finire prima The Hunger, quindi il prossimo libro non so in realtà quale sarà dopo The Hunger, perché appunto va al momento, quindi in questo video vado un po' sparsi, insomma, vi faccio vedere un po' sparsi, sicuramente li leggerò. Comunque, un altro libro che voglio iniziare e finire a marzo è Gli ultimi giorni dei nostri padri di Jane Dicker. Allora, di questo autore io ho letto solamente La vita sul caso Archiberte, che mi era piaciuto tantissimo, grazie a Emanuele di Never Ending Stories, che comunque io vi linko il suo video dove ne parla, il suo canale anche. E anche grazie a lui mi ha spinto a comprare anche gli altri. Poi questo l'ho trovato a 10 euro, quindi ho detto questo lo devo prendere. Gli altri sto aspettando anche, prima di tutto di leggere questo, poi di vedere se abbassano un po' i prezzi, almeno ci sarà qualche sconto, e magari compro anche gli altri, perché appunto Emanuele mi ha dato questa cosa di leggere tutti i libri di Jane Dicker, perché lui ne parla molto bene. Io mi fido, mi sono fidata per La verità sul caso Archiberte, è andata bene, quindi speriamo che questo mi piaccia, e vediamo se Emanuele poi anche sugli altri libri ha avuto ragione, perché io mi fido dei pareri dei youtuber che seguo, quindi speriamo, perché al momento ho grandi aspettative su questo autore, soprattutto anche su questo libro, perché questo è il primo suo libro, quindi ho alte aspettative, speriamo che non deluda, vedremo come va. Il prossimo libro che vi farò vedere in realtà è un libro che aspettavo da anni e anni e anni e anni, ossia La forchetta, la strega e il drago di Christopher Paolini, che è un sequel del ciclo dell'eredità, che vedeva come protagonista Aragorn,
Questo mi disturba molto, questa edizione è meravigliosa, cioè questo disegno è bellissimo. E, il contenuto io sinceramente non so come sarà. Volevo vedere il e avevo anche iniziato a vedere il video di Mirko Smith, il suo video su questo libro, poi lui ha dichiarato di far spoiler, quindi non ho più continuato perché io per gli spoiler non vado pazza, soprattutto quando gli altri li fanno a me. E finché li faccio io per me va bene, però so quanto disturbano gli spoiler. Comunque, allora, dicevo, mi disturba tantissimo questa edizione perché è piccolissima, è più bassa rispetto a Inheritance, perché io Inheritance, anche rispetto agli altri comunque. Comunque Inheritance lo avevo, ho comprato la copertina video, almeno me l'avevano regalato così. Quindi, cioè, vedere Inheritance alto così e questo alto così che mi arriva qua praticamente mi disturba un po'. Però sono contentissima di averlo, di aver speso questi 17 euro per questo, perché Eragon è stato il mio primo fantasy, è stato grazie a Eragon che io adesso ho casa piena di fantasy. Quindi non vedo l'ora di tornare alla Galesia e questo libro lì che mi aspetta in prezzo, tipo li leggimi perché li devi leggere assolutamente. Io ringrazio Christopher Paolini per questa grandissima gioia, nonostante io non legga Eragon da tantissimi anni, io avevo 12 anni l'ultima volta che ho letto Eragon e ora ne ho quasi 21, quindi sono 9 anni che non torno in questo meraviglioso mondo che è stato, e spero che non deluda, perché se questo libro è deludente io lo metto fuoco, cioè li metto fuoco sia lui, poi vado in America da Paolini e lo meno di botte. Comunque spero, ho altissime aspettative su questo libro, nonostante la saga di Eragon, se la dovessi rileggere adesso, cioè io penso che prendo a sbangherlate tutti quanti, perché non credo di poter riaffrontare Eragon, perché per tantissimi motivi che ovviamente non posso spiegare in un video solo, o almeno non in questo, perché verrebbe un video lunghissimissimo. Magari ne farò un altro appena leggerò questo, perché ne devo parlare sicuramente, se mi piacerà o se mi deluderà. In ogni caso questo libro ricomparirà su questo canale. Il prossimo è un thriller, un altro thriller, perché io a gennaio, come avevo detto anche nei buoni propositi del 2019, che sempre vi linko se vi siete persi, mi ero proposta di leggere più thriller, e non solo nel mese di ottobre, che ovviamente il mese di ottobre è fatto per leggere i thriller, ma io vorrei leggerli più sparsi durante l'anno. Ovviamente poi a ottobre ne leggerò solo i thriller, mentre diciamo che durante l'anno vorrei alternare altri generi e thriller, comunque leggere più thriller. Infatti ho comprato Chi ha ucciso mia sorella di Julia Edberling, non so come si pronuncia il suo cognome. Nella mia lista Amazon c'è anche il suo primo romanzo, sempre di Newton Compton, perché Newton Compton secondo me pubblica libri validi anche a poco prezzo, quindi grazie a Newton Compton per queste gioie grandissime. E ovviamente non vi posso dire la trama perché non la so nemmeno io, almeno so quella che si può leggere sulla costina, no? E la trama che potrete leggere tranquillamente su internet, boh, vedremo com'è, se è un thriller che vale. Se mi piacerà, ovviamente, poi il libro, il suo primo libro, che è attualmente in lista Amazon, sarà rimosso, completamente dimenticato, oppure se mi piacerà questo, quel libro potrebbe finire nel carrello e poi a casa mia. Quindi vedremo. Comunque questa copertina è meravigliosa, la adoro. Cioè io l'ho comprata solo dalla copertina ed è perché è un thriller, perché ammettiamolo, è bellissima questa copertina. La novità in realtà di questa TBR è The Fellowship of the Ring.
il primo volume della trilogia del Signore degli Anelli, ossia La Compagnia dell'Anello di Tolkien. Io l'ho letto in italiano ben due volte, visto i tre film, non si sa quante volte, un'infinità di volte, ormai ho perso il conto, e quindi ho deciso di volerlo leggere anche in inglese. So che potrebbe essere una lettura difficoltosa. Io ho già letto alcuni libri per bambini in inglese, tra cui una serie di Sfortuna e Gaventi, adesso vorrei vedere la serie TV. Ovviamente siamo in inglese con sottotitoli, perché un altro obiettivo che mi sono posta per quest'anno è iniziare a leggere in inglese, o almeno più seriamente, perché una serie di sfortunati eventi l'ho letta un po' così, un po' qua e là con gli audiolibri, ovviamente è stato abbastanza facile, almeno io l'ho trovata facile. Poi ovviamente so che questo libro potrebbe essere difficoltoso, potrei trovare delle difficoltà e non poche, perché so come è scritto Il Signore degli Anelli, avendolo letto due volte in italiano, ed è stato, cioè la prima volta per me è stata mattonata a leggere Il Signore degli Anelli, la seconda un po' meno, però per me Il Signore degli Anelli rimane un grandissimo libro, adoro, voglio, cioè sto amando troppissimo, e sicuramente quando leggerò questo libro rientrerò nel mood Signore degli Anelli. E anche tra l'altro diciamo che mi è venuta la voglia di leggere questo libro anche grazie a Viggo Mortensen, che ha fatto ultimamente un film candidato all'Oscar, poi non ha vinto perché ha vinto Rami, l'amore mio Malek. Però comunque vedendo il film, il nuovo film di Viggo Mortensen, ho detto vabbè, adesso devo rivedere Il Signore degli Anelli, e quindi rivedendo Il Signore degli Anelli ho detto vabbè, questo è il mese giusto per leggere Il Signore degli Anelli in inglese. Bene, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate con i libri che voi volete leggere, se volete, comunque se avete letto uno di questi libri fatemi sapere com'è, come sono, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!